Buongiornissimo e benvenuti in questo nuovo video. Penso sia il primo video che registro nel 2022, quindi buon anno a tutti. Spero che abbiate passato un capodanno, un'epifania piacevole. So che molta gente ormai è chiusa in casa purtroppo per la situazione Covid. Sono molto molto contenta di aver ripreso in mano la videocamera, di poter parlare con voi e di iniziare questo 2022 con un bel video. Questo sarà una sorta di video vlog, video random, in cui apriamo insieme le calze che ho ricevuto dalla Befana. Quest'anno ho ricevuto ben tre calze, quindi sono molto molto contenta. E vabbè, comunque, cioè, mi durano un sacco le cioccolate, mi durano penso fino a Pasqua, devono durare fino a Pasqua perché non ho intenzione di mangiarle tutte oggi e volevo aprirle appunto con voi. Ecco appunto qui ci sono le tre calze che ho ricevuto quest'anno. La prima è questa qui che ha proprio la Befana, non so, credo sia in plastica, comunque molto dura e resistente, è terrificante, cioè guardatela. E poi qui ci sono le cioccolate, poi c'è quest'altra abbastanza grande con la Befana sempre della Kinder, ma in realtà è un mix. E poi questa qui carinissima con questo cuoricino peluscioso morbido, non so, questa mi è piaciuta troppo, anche qui tutta la pellicetta bianca, insomma, questa penso sia una delle mie preferite. Mi piacciono tutte e tre, poi alla fine il contenuto, quello che ci interessa, però anche l'estetica, anche l'occhio vuole la sua parte. Allora, provo ad appoggiarvi qui su questa sedia sperando che il tutto regga e non voglio fare un video troppo impostato con le luci, il cavalletto, eccetera. È una cosa molto semplice, tra di noi apriamo le calze e passiamo 10 minuti in compagnia. Allora, partiamo da questa qui. Credo di aver già mangiato qualcosa da questa perché la sento vuota, non ricordo, ho mangiato tipo una barretta, qualche Kinder cereali, insomma, qualcosa l'ho mangiata, non mi ricordo da quale calza, ma qualcosa l'ho mangiata. E questa qui aveva appunto la sacca sul retro e ovviamente, essendo della Kinder, c'erano le tipiche cose Kinder, e cioè Kinder Bueno, Kinder Maxi. Kinder Maxi, poi pacchetto di barrette Kinder piccoline, altra Kinder Maxi. Secondo me, pur essendo queste due la stessa cioccolata, quella Maxi è più buona. Non so perché, o perché dura di più, ci sarà una strana ragione, ma questa è più buona. E poi due Kinder Cereali che ho scoperto quest'anno, grazie all'Epifania, che hanno cambiato nome, ormai si chiamano Kinder Country. Spiegatemi questa cosa, cioè ero l'unica a non saperlo? Boh, dietro c'è scritto comunque Kinder Cereali, però il nome è Kinder Country. C'è una spiegazione logica a questo? Fatemelo sapere nei commenti. E quindi questo qui era il contenuto della prima calza. Forse ho mangiato un Kinder Bueno da questa calza, sì. Però insomma lei è carinissima, quindi la conservo. Vabbè, io le conservo sempre tutte e poi le riciclo perché anch'io a mia volta regalo calze della Befana. E insomma, sì, questa va nella mia collezione di calze. Andiamo avanti e passiamo a questa qui. E c'è già una cosa che viene fuori, ossia questa pallina di Ferrero Rocher, che tra l'altro si poteva anche appendere all'albero. Apriamola, vediamo. Se non l'ho ancora aperta, vabbè, ci saranno, penso. Sì, ok, ci sono i Ferrero Rocher all'interno. Molto bene, sempre apprezzatissimi. Andiamo avanti. Wow, c'è un, non lo ricordo perché appunto li ho aperti 4 giorni fa, questo pupazzo di neve sempre di Ferrero Rocher. No, e vabbè, ci sarà soltanto il cioccolato, qui non ci sono i Ferrero Rocher all'interno, però carinissimo! Kinder Bueno, vado veloce perché molte cose
si ripeteranno. Barretta di cioccolata bianca, perché chi mi conosce sa, io sono la cioccolata bianca, una cioccolata bianca fan, e questa di Lindt, buonissima, perché è molto sottile, questa mi piace un sacco. Kit Kat, sempre apprezzato. Le sto gettando tutte qui sul mio tappeto, poi ve li faccio vedere. Ah, ecco, qui c'era una marea di caramelle. Sono sparse in tutta la calza, tra cui le Rossana, queste qui che mangiavo sempre quando ero piccola, e queste qui invece al latte. Queste sembrano proprio buone. Questa la mangio dopo pranzo, ho deciso. Di caramelle veramente ne ho provate tantissime, sono sparse, ecco qui ce ne sono altre. Ok, Chupa Chups alla arancia, poi pacco di Haribo, questi sono i ciucciotti fritti, nuovi gusti. Allora, i gusti sono fragola e limone, pesca e ciliegia, arancia e lampone. Eccoli qui, questi aspetto ad aprirli perché ho un'altra confezione di gommose varie che mi ha regalato Giovanni un po' di tempo fa e che quindi devo prima finire quelli e poi posso andare avanti. Tante caramelle, un altro Chupa Chups alla Coca-Cola e delle barrette Kinder e poi altre caramelle. Ok. Seconda calza svuotata del tutto, questa anche va piegata e conservata perché io mi rifiuto di comprare ogni anno calze della Befana nuove, posso utilizzare quelle che già ho, al massimo compro le cioccolate, quelle sono, le devo comprare per forza. Arriviamo all'ultima che è la mia preferita, ma non tanto per il contenuto, cioè anche il contenuto è fantastico, ma proprio per la calza in sé, mi è piaciuta tantissimo, soprattutto lui che è morbidoso. E vediamo cosa contiene. Allora, vado, Kinder Maxi, via. Queste le adoro. Haribo, Rotella, Liquirizia. Sì, le classiche che mangiavo sempre da piccola. Poi, Kinder Maxi. Mini Kinder Bueno, qui c'era praticamente una busta di Kinder Bueno mini svuotata all'interno della calza, quindi ne troveremo parecchi. Smarties, che buoni, questi mi piacciono tantissimo. Poi. Fantastico. Un'infinità di mini Kinder Bueno, ma veramente tanti. Ecco appunto, continuano. Kinder Maxi, Kinder Bueno. Kinder Maxi, Kinder Bueno. Ho la scorta di Kinder Bueno per tutta la vita. Ah, continuiamo con il cioccolato bianco Galak, che è uno dei miei preferiti perché sono tra quelle persone pazze che riesce a mangiare il Galak perché so che a molti non piace, è molto dolce, praticamente penso sia 100% zucchero, però io lo trovo buono. Altri Kinder Bueno mini e c'è un capello, togliamolo, ok. E un altro Galak. Altro Galak. Ah, qui c'è il maschio che gioca a palla e lì c'era la ragazza con il tutù rosa. Haribo Polka, cioè sarebbe il mix di caramelle Haribo. Ci sono sia le liquirizie che gli orsetti, che i dinosauri, cioè quelli con la parte bianca sotto, insomma i cappelli, ci sono un po' tutti. Poi, ah, che buona, questa l'avevo dimenticata. Milka Oreo, cioè praticamente, vabbè, sicuramente la conoscete, cioccolato Milka con i biscotti Oreo all'interno, cioè questa è la vita, la mia vita, come direbbe Mia Cellini, la mia vita. Poi, altro guilty pleasure di Gloria, le Coca-Cole piccoline.
piccola, Haribo. Sì, vabbè, questo è grande classico, vanno sempre bene. Però sempre prima dovrò finire quelle che ho. Poi vi faccio una ripresa sul complesso di cioccolate e caramelle che sto svuotando sul tappeto. Continuiamo con i mini Kinder Bueno, che novità! E poi abbiamo, di questi ne ho due, quindi sì, un altro pacco di Haribo Ciucciotti Fritz. Voilà! E ce n'è ancora un altro Kinder Bueno mini, perfetto. E un altro pacco di Haribo. Questi mi piacciono un sacco. Sono i coccodrilli. Vabbè, che lui chiama coccodrì con la parte bianca sotto. E forse abbiamo finito. Esatto, anche questa calza è completamente vuota. Adesso io ci tengo a farvi una panoramica di tutte le cioccolate che ho. Aspettate. E questo era quello di cui vi parlavo. Ho accatastato tutto qui, ho cercato di dividerli più o meno per categoria. Ci sono i miei amati Galak, Kinder Bueno, l'altro Kinder Bueno l'ho mangiato, i Kinder Bueno Mini, le caramelle, tutti i Kinder Maxi, questi vanno qui. Ok. Qui passiamo al reparto Haribo, Kinder Cereali. Tavolette di cioccolata, Smarties e KitKat. Bene, e c'è anche lui che mi piace troppo, carino. Bene, ho cioccolato per i prossimi 10 anni. Spero che questo video vi sia piaciuto, che almeno vi abbia fatto venire voglia di mangiare un cioccolatino. Spero di riuscire a mangiarli con moderazione perché non voglio esagerare. E ricordate di iscrivervi al canale e lasciare un like a questo video e noi ci vediamo molto presto con un video nuovo. Ciao!